Qua ci troviamo nel cuore di tutto il laboratorio. Qua è il posto dove l'idrogeno viene portato da pressioni basse fino a Parliamo 1000. di che laboratorio? Il laboratorio si chiama Deltacca ed è un laboratorio congiunto fra l'Università della Calabria, in particolare il Dipartimento di Fisica, e RINA. RINA è il Registro Italiano Navale, una multinazionale italiana basata a Genova, che ha come sua succursale il Centro Sviluppo Materiale di Roma. Bene, con loro già 6 anni fa abbiamo iniziato un cammino comune e che ha portato alla realizzazione di questo laboratorio per studiare le nuove soluzioni per l'idrogeno, cioè i nuovi materiali, la possibilità di stoccare l'idrogeno in alte quantità e in piccoli volumi, che è poi la sfida. Stiamo parlando della sfida che stiamo cercando di affrontare, quella di avere un'economia che si basa non più sul petrolio, sul carbonio, ma sull'idrogeno. L'idrogeno viene prodotto, non è un gas che troviamo normalmente. L'idrogeno viene prodotto a partire dall'acqua e utilizzando le fonti energetiche alternative, il sole, il vento. Quindi produrre idrogeno dall'acqua, stoccarlo e poi utilizzarlo per produrre energia elettrica e calore. E quindi cosa avviene in questo laboratorio? Arriva. Allora, qua l'idrogeno arriva a pressione bassa, lo portiamo a 1000 bar, che è una pressione altissima. E questa pressione ci serve per testare le componenti dei futuri impianti ad idrogeno. Cioè una bombola per avere un serbatoio di idrogeno, oppure, che so, un determinato dispositivo che deve funzionare ad alta pressione. Insomma, tutto questo deve essere testato. L'economia di idrogeno è una cosa che si sta sviluppando adesso. Le tecnologie non sono ancora così mature da poter essere sfruttate, oppure da poter essere estese, diciamo, in maniera diffusa, come è quello del petrolio. Quindi adesso mi faccia capire sostanzialmente cosa avviene in questa macchina che noi vediamo qui. Cosa Allora, cosa avviene? avviene? Questo è un booster, vengono chiamati così, quindi sono dei compressori. L'idrogeno da bassa pressione viene sollevato a stadi successivi fino ad arrivare a 1000 bar. 1000 bar è una pressione che ci permette di avere uno stoccaggio di idrogeno, perché lo comprimiamo esattamente come il metano. Quando noi lo comprimiamo per mettere nelle bombole, nelle auto, l'idrogeno va compresso per avere una densità tale da poterlo portare via, avere autonomia per E le quindi questo automobili. idrogeno poi che viene prodotto. Viene portato dall'altra parte, lo vedremo, in dei appositi contenitori a tenuta stagna, dove testiamo i nuovi serbatoi, testiamo le nuove soluzioni per l'idrogeno, quindi tutti i tubi, le valvole. Guardate, sono componenti di base, è vero, sono componenti di base, però non sono mai state testate per l'utilizzo ad alte pressioni, e a noi serve verificare questa cosa. E non è l'unica cosa che dobbiamo verificare, perché l'idrogeno possiamo anche assorbirlo. Immaginate una spugna per l'acqua, no? Se noi troviamo dei materiali, dei nuovi materiali che riescono a far condensare l'idrogeno all'interno, a farlo liquefare, senza raggiungere bassissime temperature. L'idrogeno, per liquefarsi, ha bisogno di una temperatura di meno 250 gradi centigradi, quindi una temperatura molto bassa. Se noi riusciamo ad avere una spugna che fa condensare al suo interno l'idrogeno a temperature più alte, dal punto di vista energetico è favorito, e quindi possiamo stoccare idrogeno dentro altri materiali. Questa è l'idea, questa è la sfida. E quindi l'idrogeno che diciamo lavorate, diciamo Sì. così, usiamo un termine forse improprio, viene poi immesso in un mercato particolare Esatto. come. L'idrogeno ecco, questa è tutta una cosa nuova che si sta sperimentando adesso. L'idrogeno può essere utilizzato così com'è, perché l'idrogeno può essere immesso in delle celle a combustibile e produrre energia elettrica e calore, un cogeneratore che produce energia elettrica e calore. Si chiamano celle a combustibile, sono state sviluppate dalla NASA per i viaggi spaziali, quindi non sono tecnologia nuovissima, è nuova l'introduzione nel mercato di queste celle Questo è a il mercato, combustibile. cioè immaginiamo il destinatario finale di Destinatario queste. finale sia l'automotive, cioè le auto ad idrogeno, che dal tubo di scappamento tirano fuori solo vapore acqueo e basta. Immaginate qual è il vantaggio di avere un inquinamento zero praticamente, perché dall'acqua partiamo e all'acqua ritorniamo. Cioè parliamo del futuro, diciamo domani, ecco. Parliamo del futuro domani, ma anche oggi, perché la Toyota ha tirato fuori un'auto che si chiama Mirai,
che funziona, c'è la combustibile, quindi la Toyota ha già questa tecnologia. Quindi mi faccia capire, un laboratorio così significa avere anche una ricchezza in termini economici per una struttura universitaria del Sud. Certo, noi adesso io non posso dire quali sono i grandi gruppi internazionali che sono interessati a visitarci, e certo, noi abbiamo una tecnologia che è di punta, c'è poco in giro per il mondo, per l'Italia. Ci sono pochi punti di ricerca. Ieri ho fatto una conference call col Fraunhofer Institute tedesco di Dresda. Perché? Perché stiamo cercando di tirar dentro questa nuova tecnologia i grandi gruppi. La collaborazione con Rina non è una collaborazione di poco conto, perché stiamo parlando di una multinazionale che ha visto nella Calabria, ha visto in questo laboratorio in Calabria un punto dove si può sviluppare nuova tecnologia. Il Rina sviluppa nuove tecnologie per altri. Allora, tutti in tutto il mondo si è avuta notizia che in Calabria si lavora, all'Università della Calabria si lavora in questa direzione, sì. Tranne che la Calabria. Vabbè, questa è una vecchia pecca di noi calabresi, abbiamo sempre questa idea. Perché potremmo utilizzarlo noi. Assolutamente. E devo spendere una parola anche sul fatto che ci sono colleghi nei dipartimenti di ingegneria, l'ingegneria meccanica, nei dipartimenti di chimica, in altri dipartimenti di questa università, che lavorano su tecnologia all'idrogeno. Qui esiste una competenza locale che è altissima su questa cosa. La collaborazione che noi abbiamo non sono collaborazioni locali, sono collaborazioni nazionali e internazionali, e soprattutto sono interdisciplinari. Cioè non c'è solo una disciplina, io sono un fisico, no? Non c'è solo una disciplina che può affrontare questa cosa. I colleghi ingegneri, i colleghi chimici sono con noi nel fare questa cosa. Mi faccia capire, è pericoloso lavorare qua dentro? Questo è un ambiente in cui, siccome stiamo provando la massima resistenza dei materiali, deve essere protetto, deve essere una zona attenzionata dal punto di vista dei rischi, perché appunto arriviamo al limite. È per questo. Cioè può esplodere, diciamo. L'idrogeno è esplosivo, però questo ambiente è fatto in maniera tale che non avvenga mai, non ci sia mai il pericolo di esplosione. Per come è stato costruito, ideato. Che meraviglia, cioè si apre il tetto praticamente. Sì, in pratica se succede qualunque cosa, a parte la rete che adesso l'operatore sta inquadrando, c'è un tetto che fa sì che l'idrogeno, che è leggerissimo, è un gas a densità molto bassa, va via direttamente in atmosfera, non si concentra. Sì, ma si apre il tetto? Cosa? Nel caso di esplosione enorme si apre il tetto e non c'è pericolo per l'atmosfera. Andiamo a vedere gli altri passaggi del laboratorio. Quello che stiamo vedendo è uno dei prodotti della ricerca che abbiamo concepito e realizzato, tutto in casa. L'idea è questa: c'è un serbatoio di idrogeno come quello che noi possiamo vedere. Che è questo qui praticamente. Esatto. Questo qui, questo contiene idrogeno? Questo contiene idrogeno. Allora abbiamo un serbatoio di idrogeno, il serbatoio di idrogeno può essere caricato con idrogeno in maniera ciclica, a vedere la sua resistenza, a vedere la sua capacità, perché dentro quel serbatoio, e questa è la cosa straordinaria, non c'è il vuoto, cioè non abbiamo il nulla. Dentro quel serbatoio ci sono materiali assorbenti per l'idrogeno. Quindi l'idea nostra è quella di vedere se, mettendo dentro il serbatoio del carbonio, quale materiale assorbe l'ossigeno? Si chiamano carboni ad alta superficie specifica, nanostrutturati si dice in gergo, che significa che sono delle spugne con le dimensioni dei fori dell'ordine di grandezza delle molecole di idrogeno. Quindi siamo qui. Questo è il software che abbiamo ideato. Questo è il serbatoio che abbiamo visto. C'è tutto un sistema di valvole che adesso vi faccio vedere, che stanno all'interno. Vedete, queste sono valvole che riescono a sopportare anche altissime pressioni. Queste valvole permettono all'idrogeno di essere fatto confluire nella bombola e misurato, perché la cosa fondamentale è misurato, sia la quantità che le temperature. Perché quello che è importante è come variano le temperature con il flusso di idrogeno. Questo apparato è stato sviluppato qua da uno spin-off universitario. Questo apparato l'abbiamo venduto anche ad altre università, sviluppato, ideato da noi. Mi faccio dire il nome dello spin-off, si chiama Delta E. È uno spin-off universitario che vive dal 2000, quindi è uno ricchissimo se ci pensate, ha 21 anni di vita.
e ha sviluppato strumenti per altri. Facciamo un'ipotesi. Io in Calabria, io sono un imprenditore, mi metto in testa di produrre motori ad idrogeno. Sì. No? Faccio un accordo con voi, voi mi preparate tutta la tecnologia necessaria, io la produco e la commercializzo. Non facciamo ipotesi, facciamo cose concrete. L'Itaci, che è giù a Reggio Calabria, produce locomotive. Perché le locomotive non possono essere ad idrogeno piuttosto che elettriche? Ecco perché. Perché nella nostra rete ferroviaria, che sapete bene, ha delle difficoltà di elettrificazione, di binari unici e di dicendo, sapete qual è la situazione, perché non puntiamo sul passare direttamente a locomotive ad idrogeno invece di quelle diesel che ci sono adesso? Mai un contatto in questa direzione? E i primi contatti li abbiamo presi noi per stimolare, però ci sono stati dei contatti, anche Ferrovie della Calabria in questo ha risposto e c'è stato un primo contatto, quindi non è detto che questa non sia qualcosa su cui ci impegneremo, d'altronde il PNRR è alle porte e questa è una delle cose attenzionate. Allora, proseguiamo un attimo, mi faccio vedere qui. Qui abbiamo detto, viene qui, viene queste valvole, le valvole catturano. Le valvole catturano e noi misuriamo contemporaneamente le temperature ambiente, la temperatura all'interno del serbatoio, la temperatura all'esterno del serbatoio, la pressione di immissione e la pressione di stoccaggio. Tutto questo viene misurato e calibrato e possiamo fare N cicli, possiamo andare a fare migliaia di cicli per testare la bontà della soluzione che abbiamo in testa o che ci fanno testare, nel senso abbiamo avuto anche terzi, grandi gruppi nazionali che hanno detto abbiamo questo nuovo materiale, diteci la bontà, perché l'idea è proprio quella che questo è un laboratorio di validazione dove noi andiamo a vedere qual è la qualità delle soluzioni proposte. Sviluppiamo le nostre soluzioni, ma anche andiamo a recepire le soluzioni che ci sono nel mercato e andiamo a vedere quanto queste soluzioni sono affidabili, sono attendibili. Queste valvole sono prodotte anche qui dal laboratorio? No, queste assembliamo cose. Tra l'altro, voglio dire, dicevo prima, questi strumenti sono stati ideati qua, prodotti e venduti anche fuori. L'idea è che noi vendiamo anche la nostra capacità di costruire nuova strumentazione. Il prodotto finito poi, no? Il prodotto finito è un serbatoio, con all'interno un materiale che ottimizza la resa dello stoccaggio di idrogeno, cioè quanto idrogeno possiamo mettere in una bombola. Facciamo un esempio perché così ci capiamo. Immaginate di avere un foglio di carta, il foglio di carta lo accartocciate, a quel punto tutta la superficie del foglio di carta è in pochissimo spazio. Bene, noi riusciamo nei nostri materiali a mettere la superficie di un campo di calcio in 7 grammi di materiale, un cucchiaino di materiale, c'è la superficie di un campo di calcio. Allora, se la superficie è come una foglia d'erba per l'umidità atmosferica e riesce a far condensare un velo di idrogeno sopra, così come una foglia fa condensare l'acqua e la rugiada si forma, allora, se noi riusciamo a fare questo, se il materiale è buono a fare questo, noi riusciamo a far condensare tantissimo idrogeno su queste spugne nanometriche di carbonio. E il carbonio lo produciamo dagli scarti vegetali e quindi, di nuovo, qualcosa che è compatibile dal punto di vista ecologico con l'ambiente. Qui dove siamo? Allora, questo è il laboratorio per piccoli campioni. È sempre un laboratorio dove testiamo i materiali per l'assorbimento di idrogeno e anche di altri gas come metano e CO2, sapete, l'anidride carbonica è un grande problema ambientale, quindi anche assorbire e catturare CO2 dall'atmosfera è uno dei nostri obiettivi. Il laboratorio è per piccole quantità, è un laboratorio che è controllatissimo, naturalmente qua il livello di sicurezza è molto alto e abbiamo della strumentazione che ci permette di andare su piccole quantità. Ricordate, prima il serbatoio era molto grande, qua invece andiamo a misurare per bene le capacità di assorbimento di questi materiali che sono dei carboni attivi, vedete, sono delle sferette di carbonio prodotte in Giappone. Andiamo a vedere come queste sferette di carbonio riescono a assorbire i gas, l'idrogeno in particolare. Queste sferette di carbonio li mettiamo dentro delle nostre macchine. Questa macchina, per esempio, l'abbiamo sviluppata noi da zero, di nuovo un altro esempio di prodotto locale, uno strumento col suo software di acquisizione dati e di trattamento dati, e questa macchina permette di andare a studiare a diverse temperature il comportamento del materiale.
Allora, una delle temperature più interessanti dal punto di vista dell'applicazione è la temperatura dell'azoto liquido. Stiamo parlando di meno 190 gradi centigradi, è una temperatura bassa ma trattabile, tant'è vero che guardate, l'azoto liquido lo abbiamo a disposizione in laboratorio. Adesso questo è l'azoto liquido, vero? Questo liquido che vedrete scorrere è azoto, che è uno dei componenti dell'aria, quindi niente di spaventoso, solo che la sua temperatura è una temperatura criogenica, è una temperatura che è molto al di sotto dei 0 gradi centigradi. Quel liquido che voi vedete all'interno è così freddo che possiamo fare dei piccoli esperimenti che ci fanno vedere quanto è freddo. Allora, meno 190 gradi. Guardate, questo è un foglio di carta normalissimo che possiamo piegare a volontà perché è a temperatura ambiente. Adesso lo piego un po' e lo metto all'interno dell'azoto. Ecco, dopo pochi secondi questo foglio di carta sarà alla temperatura di meno 190 gradi, diventa rigido e se lo tiro fuori lo posso spezzare facilmente perché è ormai ghiaccio, cioè praticamente abbiamo portato questo materiale. Allora, se noi riusciamo in questa maniera a conferire la temperatura giusta ai nostri materiali, possiamo andare a vedere a come rispondono i materiali a tutte le temperature, a partire da meno 190 gradi fino a 200 gradi centigradi. E questa è la macchina che Delta E, lo spin-off universitario di cui parlavo prima, ha sviluppato per fare questo tipo di misure. Quello che vedete qua è il bagno termico, come lo chiamiamo noi, cioè il luogo dove noi conferiamo la temperatura. Quindi è il luogo che prepara l'idrogeno al meno 190. A quella temperatura che dobbiamo misurare. E poi tutto il resto sono le valvole e i sensori che ci permettono di misurare l'assorbimento. Tutto viene poi registrato attraverso il nostro software e possiamo così validare nuovi materiali che abbiamo o prodotto noi oppure che abbiamo portato da altri gruppi di collaborazione. Quindi qui vedo metano, elio, azoto, idrogeno, metano. Sì, naturalmente, come dicevo prima, questi materiali funzionano non solo per l'idrogeno, funzionano per il metano e funzionano per l'anidride carbonica. E spendo due parole sull'anidride carbonica, stiamo parlando di idrogeno, però il processo di decarbonizzazione che stiamo cercando di portare avanti con l'idrogeno ha un altro task da affrontare, un altro problema da affrontare, quello di togliere la CO2 dall'atmosfera, che sapete è una delle principali cause dell'innalzamento della temperatura globale. La CO2 può essere stoccata nei materiali, può essere rimossa dall'atmosfera e fissata nei materiali. Quindi i nostri materiali li testiamo per tutte e due le applicazioni, anche per un'applicazione di cattura della CO2, di decarbonizzazione della CO2 dall'atmosfera, leviamo la CO2. È un modo, come un altro, di affrontare il problema. Abbiamo il vantaggio che la stessa categoria di materiali funziona bene sia per l'idrogeno che per l'anidride carbonica, questo è il grande vantaggio. Il metano già viene utilizzato per le auto, per i motori di autotrazione, cioè l'idrogeno rappresenta il futuro, sì. Quindi avremo delle auto completamente alimentate dall'idrogeno? Sì, l'idea è proprio questa, che la possibilità di utilizzare l'idrogeno come combustibile, quindi al posto della benzina, l'idrogeno non ha carbonio al suo interno, l'idrogeno molecola è solo due atomi di idrogeno, mentre il metano ha un atomo di carbonio per ogni quattro atomi di idrogeno. La benzina abbiamo molto più carbonio per ogni atomo di idrogeno. Quindi l'idea è quella di togliere totalmente il carbonio dal combustibile e ridurci quindi ad avere solo idrogeno. E i costi? Ecco, i costi possono essere anche molto bassi. Adesso la produzione di un kilowattora equivalente di idrogeno si sta abbassando al limite di averlo quasi in parità con la produzione di un kilowattora fatto da una centrale tradizionale. Però attenzione, non ci sono solo i costi di mercato, ci sono i costi ambientali, nessuno tiene conto dei costi ambientali della produzione di energia da petrolio, da carbone, da metano e via dicendo. I costi ambientali non li consideriamo, e se noi considerassimo i costi ambientali, beh, l'idrogeno è di gran lunga
il combustibile che rispetto all'ambiente è più benefico, benigno rispetto all'ambiente. Quindi un futuro, diciamo, potremmo avere questi distributori che oggi iniettano nelle auto, potremmo avere la stessa cosa, cioè solo che anziché avere la benzina o il gasolio avremo l'idrogeno. Di nuovo, non parliamo di futuro, parliamo di presente. Sì, attualmente ci sono, in Germania molto, in maniera molto diffusa, ma anche in Italia si sta cominciando a diffondere la rete di distribuzione dell'idrogeno, che è una rete ad alta pressione. Ne parlavamo prima, testiamo l'alta pressione perché al momento l'idrogeno viene stoccato, viene conservato ad alta pressione. L'idea con questi studi che stiamo facendo è di abbassare questa pressione, perché minore pressione significa minore pericolo, e questa è l'idea. Non so se lo sapete, ma chi di voi ha un'auto a metano, né le bombole di metano hanno metano all'interno da tra i 200 e i 300 bar, che rispetto alla pressione atmosferica, che è un bar, è 300 volte la pressione atmosferica. Sono bombole molto spesse e molto pesanti, che riducono l'efficacia del sistema metano. Beh, noi stiamo facendo la stessa cosa per l'idrogeno. Invece di avere bombole a 700 bar, proviamo ad avere bombole a 30 bar, quelle del GPL per intenderci, quelle che siamo abituate a mettere al posto della ruota di scorta quando noi abbiamo un'auto che convertiamo a GPL o che abbiamo comprato con la doppia alimentazione. La risorsa è illimitata? La risorsa è limitata finché ci sarà sole e vento. Quindi l'idea è questa: finché c'è acqua, sole e vento, noi abbiamo idrogeno, perché dal sole e dal vento prendiamo l'energia, dall'acqua estraiamo l'idrogeno. Quando noi bruciamo l'idrogeno in un motore ad idrogeno per produrre energia elettrica, riotteniamo l'acqua, quindi tutto si chiude dall'acqua e torniamo all'acqua. Qui vedo questo laboratorio dove c'è tanta carta stagnola che avvolge strumenti. Perché? Questo è un apparato da ultra alto vuoto. Praticamente all'interno di questo apparato c'è un vuoto confrontabile col vuoto interstellare. Allora, all'interno qui di mi sono questi... perso, qui mi sono perso. No, allora, mi sono perso. Cioè, noi possiamo levare da un contenitore, vedete qua c'è un oblò, tutto in acciaio, tutto sigillato, possiamo levare l'aria dall'interno. La possiamo levare fino a che non resti praticamente nessuna molecola d'aria all'interno, e quindi noi parliamo di vuoto, il vuoto come quello che c'è fra una stella e l'altra. L'idea è di arrivare allo stesso vuoto che c'è fra una stella e l'altra, ma uno dice perché deve impegnare tanta tecnologia e tanta energia per togliere l'aria. Per un motivo semplice: noi vogliamo studiare i materiali con questi apparati, e per studiare i materiali abbiamo bisogno che niente interagisca con i materiali, nemmeno l'aria che noi abbiamo intorno. Allora, per fare questa cosa leviamo l'aria e costruiamo il vuoto. Allora vengo alla risposta di perché c'è tanta stagnola. E questi materiali, questi apparati devono essere scaldati a 150 gradi centigradi, perché così leviamo anche quel poco d'aria che si è attaccato sulle pareti interne dell'apparato, e in questo modo, levando tutta l'aria, noi siamo sicuri che all'interno il vuoto è veramente un vuoto che è una parte su 10.000 miliardi rispetto all'atmosfera. Cioè, su 10.000 miliardi di molecole che compongono l'aria ne lasciamo solo una, e questa, per dare un'idea, 10.000 miliardi. Allora, un attimo che facciamo un po' il sunto del perché abbiamo questi laboratori. Questi laboratori, come dicevo prima, sono di ricerca di base. Noi andiamo a studiare le superfici. Abbiamo detto che i materiali funzionano in base alla loro superficie, a quanta superficie. Bene, come è fatta la superficie lo andiamo a testare con questo tipo di apparati. Questa testa che vedete qui, questa è un microscopio a scansione atomica. Questo permette di vedere una risoluzione così alta che riusciamo a vedere i singoli atomi della superficie. Come è fatta una superficie? A questo punto lo scopriamo dal punto di vista atomico. Riusciamo a vedere l'ultimo strato atomico sopra una superficie. A questo punto questo significa che, come dalla Luna, per fare un paragone, studiare la schiuma del mare. Ecco, questa è l'idea. Dalla Luna studiare la schiuma del mare della spiaggia di Paola. E questa è l'idea su come questi strumenti riescono a risolvere la struttura della materia. Noi siamo fisici della materia, ci interessiamo
della materia e dei suoi utilizzi, come abbiamo visto, e quindi dobbiamo avere degli strumenti che ci permettono di guardare la materia anche nelle sue parti più intime, più piccole. E questo è uno strumento che è stato finanziato con un progetto nazionale, che è il progetto Materia, di cui parleremo magari un'altra volta, perché anche quello è un pezzo di storia da interesse. Questo strumento funziona per preparare al lavoro? Sì, questo strumento funziona per preparare i materiali e per sondarli, scandagliarli quando sono, non hanno mai interagito con null'altro che quello con cui noi vogliamo farli interagire. Queste aste lunghe che vedete servono a inserire il materiale nel vuoto senza rompere il vuoto, un po' come le camere stagne dei sommergibili, cioè andare dall'acqua all'aria senza rompere l'equilibrio tra acqua e aria. Questa è l'idea. Dentro c'è il vuoto, fuori c'è l'aria, inseriamo campioni da misurare senza che rompere il vuoto, senza far rientrare aria all'interno. Questo è sempre qui, sempre l'idrogeno, il contenitore. Questo è un contenitore di azoto liquido, perché anche qua andiamo a studiare a basse temperature i materiali. E poi noi abbiamo naturalmente sia il banco chimico che una cappa dove prepariamo i materiali. E in pratica questo pezzo di laboratorio è un laboratorio che nasce dalla vecchia tradizione della fisica delle superfici, si dice, cioè la fisica che studia questa interfaccia infinita. Ma adesso voi siete già entrati dentro. Esatto, quindi usiamo le superfici, quindi la fisica che si occupa di questa parte piccolissima di interfaccia tra i materiali e il mondo, che è la superficie. Quante persone lavorano all'interno del laboratorio? Allora, all'interno del laboratorio, considerando i ricercatori, i docenti, i ricercatori, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi, i laureandi, siamo in 20 persone, quindi in tutta il numero questa sufficiente? È un numero sufficiente. Abbiamo avuto anche dei buoni diciamo, programmi regionali e nazionali di incentivazione. Pensate, a due dottorandi che abbiamo a lavorare adesso vengono dai cosiddetti dottorati industriali, che è una tipologia nuova di borse post laurea. È un dottorato che parte da un progetto congiunto fra un laboratorio e un'impresa. Quindi mi faccia capire, voi avete rapporti adesso stretti con il mondo dell'industria, perché sennò tutta questa opera di ricerca, posso dire di necessità virtù, nel senso che è chiaro che il rapporto con l'impresa non è qualcosa che tipicamente si ha in un laboratorio di fisica, ma andare ad affrontare i problemi che l'industria pone dal punto di vista della fisica e della scienza di base è qualcosa che ci permette di affrontare anche problemi di fisica anche abbastanza complessi. Quindi è vero che c'è una spinta verso la ricerca industriale, ma è anche vero che questo ha come ricaduta l'apertura per noi fisici, per noi laboratori delle scienze, di problemi che hanno a che fare, come dicevo prima, con la materia come è fatta, come la materia interagisce, come le molecole, parlavamo di idrogeno e CO2, possono interagire ed essere condensate in condizioni in cui non potrebbero essere condensate. Sono problemi di grande importanza anche dal punto di vista della fisica di base. Il mantra mondiale adesso è inquinamento. Utilizzando queste strutture, ricercando, studiando, analizzando, è questa la strada migliore. È chiaro, noi dobbiamo provare a ridurre l'impatto dell'uomo, l'impatto antropico sull'ambiente. Per fare questa cosa dobbiamo andare a sviluppare nuove tecnologie. Per sviluppare nuove tecnologie bisogna per forza interessarsi alla materia. Vi faccio un esempio pratico per capirci. I vostri cellulari sono frutto dello studio di moltissimi anni, di decenni, sulla fisica dei semiconduttori, la fisica del silicio, la fisica di quello che avviene all'interno dei dispositivi elettronici. Tutto questo parte da uno studio su come è fatta la materia, come si comporta la materia quando noi la sottoponiamo a campi elettrici, a campi magnetici e via dicendo. Quindi quello studio di base, che parte decine di anni fa, ha portato adesso a uno sviluppo tecnologico che è quello che avete in mano. Bene, allo stesso modo noi stiamo ripercorrendo questa strada, studiare la materia per andare a capire quali sono le sue qualità che possono essere sfruttate per fare in maniera tale che noi uomini abbiamo un impatto sul pianeta che ci ospita il meno pesante possibile. Guardando questo laboratorio, ascoltando lei, mi viene da dire che la Calabria poi così indietro non è.
Ritorniamo su questa storia della Calabria che è indietro. Veniamo descritti in questo modo, non dobbiamo dimenticare che all'interno della Calabria ci sono le stesse intelligenze che ci sono altrove, e se le intelligenze possono essere messe a frutto raggiungono i risultati che si possono raggiungere altrove. Non abbiamo niente da invidiare da questo punto di vista ai nostri concittadini italiani o europei, basta pensare, ed è esperienza comune, a quanti calabresi trovate nei posti di eccellenza in tutto il mondo. Anche qua c'è l'intelligenza, se viene lasciata lavorare, questa intelligenza produce esattamente come si produce altrove.